c'è bisogno oggi di una politica per il Mediterraneo nel rilancio dell'integrazione della coesione? Assolutamente sì, infatti il prossimo Parlamento europeo si deve occupare più delle persone che delle merci. Il Mediterraneo pullula di persone, di genti, il mare deve essere un mare di pace, non un mare di sangue. Ci vuole integrazione, accoglienza, bisogna dare asilo ai rifugiati politici, bisogna accogliere i fratelli e le sorelle che vengono dal Nord Africa e dal Medio Oriente, quindi una politica che punti più alle persone, un nuovo umanesimo c'è bisogno in Europa, questa credo che sia la chiave di volta per il Parlamento europeo per cui si voterà a maggio. Il ruolo di una città come Napoli, una città appunto che sta sul mare, sul Mediterraneo, quale potrebbe essere nel rilancio di questo tipo di politica? Strategico da un punto di vista geopolitico, perché è la naturale capitale del Mediterraneo. Una città che viene vista come punto di riferimento può avere un valore politico, geografico, sociale e culturale molto significativo, è una città di pace, una città non razzista, è una città che storicamente è contaminata da culture e da religioni e ha naturalmente questo ruolo. Noi lo vogliamo fare anche politicamente, per esempio crediamo nella diplomazia dal basso. Non è un caso che in quest'autunno ci sarà una conferenza di pace dei sindaci del Mediterraneo per costruire la pace dal basso, laddove i governi non arrivano, magari ci possono arrivare le comunità. Quindi Napoli farà il suo ruolo e farà la sua parte. Secondo lei l'Italia è in ritardo rispetto allo Ius Soli? Beh, direi in clamoroso ritardo. Pare che sono tutti d'accordo. Quando li senti parlare in Parlamento sono tutti d'accordo e non fanno la legge. È una vergogna. È una vergogna da un punto di vista dello Stato di diritto, lo dico da magistrato, da giurista, è una vergogna da un punto di vista morale, ma l'Italia è molto indietro anche per altre cose, perché il paese che ha approvato l'anna turco-napolitano e la Bossi-Fini, è il paese che incarcera gli immigrati perché sono clandestini, è il paese che ha dato ordine di sparare sui barconi, è il paese che ha messo sotto inchiesta i pescatori perché aiutano i rifugiati, è il paese che ha fatto sequestrare i pescherecci dei pescatori. Non sembra la patria e la culla del diritto, sembra altro. Quindi l'Italia è indietro. L'Italia è indietro, bisogna recuperare in fretta e non fare solo chiacchiere. Quindi questo Parlamento che sta tra l'altro facendo delle cose anche rapidamente, importanti, no? Gli annunci del Presidente del Consiglio, ci auguriamo che nella sua agenda ci sia la legge sullo Ius Soli. Lei la gente, la popolazione è più avanti rispetto alla politica in relazione a queste tematiche, allo Ius Soli, all'integrazione e anche alle seconde generazioni ad esempio? Ma la gente fa politica, l'errore è pensare che la politica è fatta solo dai partiti o dai parlamentari, le persone stanno avanti, i bambini ancora di più. Quando vai nelle scuole senti un linguaggio politico che dovrebbe essere ascoltato da tante persone che fanno politica da tantissimi anni, quindi le persone sono sensibili, basta vedere quell'immagine quando a Siracusa le persone si sono tenute per mano per accogliere dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che appunto volevano sbarcare nelle nostre terre non per turismo, come siamo abituati noi occidentali a fare, ma per scappare dalla fame, dalla sete, dalla guerra, da carestie, da conflitti religiosi e d'altro.